In quel tempo Gesù giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, lì si fermò. Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi ed egli li guarì, tanto che la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli storpi guariti, gli zoppi che camminavano e i ciechi che vedevano, e lodava il Dio di Israele. Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: «Sento compassione per la folla. Ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni perché non vengano meno lungo il cammino». E i discepoli gli dissero: «Come possiamo trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla così grande?» Gesù domandò loro: «Quanti pani avete?» Dissero: 7 e pochi pesciolini». Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, prese 7 pani e i pesci, rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà. Portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte piene. Il monte è il luogo preferito da Gesù per pregare e per ritirarsi in solitudine. Ma stavolta salgono con lui tante persone, una folla, che in questa ascesa coinvolge anche dei malati. Sicuramente, sapendo della presenza di Gesù, ognuno ha portato il suo familiare o amico ammalato, che da solo non ce l'avrebbe fatta a salire. E quando questi buoni samaritani arrivano in cima, depongono i loro cari ai piedi di Gesù. Li depongono come se li avessero portati in braccio durante la salita. E certamente, insieme al corpo malato del loro familiare o del loro amico, depongono anche la loro fatica. Penso a quei genitori che si prendono cura dei figli malati, o a quei figli che si prendono cura della madre o del padre malati o anziani, a volte per un tempo così lungo che pare proprio un'erta salita. Però non è una salita che porta a un precipizio, ma ad incontrare il Signore, che condivide il nostro peso e il nostro dolore, sentendone compassione. Nel testo greco c'è una parola che dice tanto di più di compassione, perché indica le viscere materne. Una mamma, infatti, prova una reazione più profonda, più viscerale di fronte al dolore dei figli, perché li ha portati 9 mesi nel suo grembo. Ecco, Dio ha viscere materne e ama come una madre. Che immagine potentissima e consolante! In una catechesi del suo brevissimo pontificato, Giovanni Paolo I disse appunto che Dio è papà, più ancora è madre, come ha rappresentato benissimo Rembrandt nel quadro del Ritorno del figlio al prodigo, in cui il padre misericordioso ha una mano femminile e una maschile. Al Signore però non basta consolare e guarire, ma pensa anche al sostentamento e moltiplica quel poco di pane e di pesciolini che i discepoli hanno portato. Non crea pane dal nulla, anche se lo potrebbe fare, ma partendo da quello che ciascuno ha e condivide, mettendolo a disposizione di tutti. È sproporzionato per sfamare una folla, ma come dice il Salmo 137, il Signore completa per noi l'opera sua, e lo fa da padre che ama con viscere e cuore di madre.